festa ad Urbisaia per il secondo anniversario del brand Giorgio Mare, un brand giovane ma che vanta nel settore del littico congelato l'esperienza trentennale del suo fondatore Giorgio Longhi. Un brand dove la qualità del prodotto e il rispetto del consumatore continuano ad essere i valori fondanti del successo. Successo sì, c'è stato e diciamo che questo è un lavoro che io lo faccio con una grandissima passione e questa potrebbe essere anche una piccola dimostrazione, però il piacere di stare insieme alla gente, far assaporare soprattutto i preparati che tutti i giorni produciamo qui in questo stabilimento, dove evidentemente ogni giorno ci dà sempre più ragione e la gente è soddisfatta delle nostre ricette. Qualche volta la mattina mi sveglio e alla notte mi sono sognato una ricetta, se la mattina non la faccio non sto bene. No, diciamo che questi sono piatti che vengono un po' soprattutto anche dalla tradizione, perché non vado a fare un piatto, un ricettato magari della nouvelle cuisine, faccio piatti come questi che abbiamo servito questa sera, ad esempio dei tupetti con le cozze, che è una ricetta di Taranto. A Taranto sono bravi, specializzati a fare questi famosi tubetti con le cozze tarantine. Poi ho abbinato un po' la ricetta di terra con quella di mare, con la matriciana di mare, la carbonara di mare, poi adesso faremo anche evidentemente la paella e tanti altri prodotti. Poi ho fatto il classico spaghetto con le vongole e tantissimi altri piatti, sì. È una prima prova di show cooking che faremo. In pratica il prodotto viene messo in una padella che io chiamo comoda, bella larga, con un goccettino di olio, se c'è bisogno anche di un pochettino di acqua, poco, tanto per abbreviare la cottura. E il tempo di cottura sono circa 8-9 minuti e il piatto è pronto. Ho piacere di vedere tanta gente, ma come dico sempre, qui è la passione di Giorgio e Andrea Longhi, per cui coadiuvati da una bellissima squadra di giovani, pertanto è una questione, diciamo, ecco, per noi interessante. La squadra ci teniamo molto a sottolinearlo, perché senza validi giovani, validi dipendenti, insomma, si potrebbe far poco. Una crescita esponenziale per il brand Giorgio Mare. Qual è la formula vincente del vostro successo e quali gli obiettivi per la fine del 2018 e per il 2019? Abbiamo nel frattempo aperto quasi 20 punti vendita. Entro il 2018 contiamo di aprirne altri 4-5 e fino ad arrivare, diciamo, per il prossimo anno per ulteriori 30 negozi. Questo è l'obiettivo. Riceviamo tantissime richieste per l'apertura di questi negozi, che significa che questo prodotto funziona. È un prodotto naturale, è un prodotto dove la produzione la facciamo qui in azienda, direttamente le ricette vengono fatte da Giorgio personalmente, per cui ecco, c'è un grande prodotto di qualità. Abbiamo qui vicino un cantiere aperto di altri 800 metri quadrati di cella frigorifera, che si va ad aggiungere alle altre tre celle frigorifere di 700 metri quadrati ognuna, per cui abbiamo il nostro cavò fatto di pesce naturale, perché ecco, questo ce lo teniamo a dirlo, ecco, congelato a bordo. La tracciabilità per noi è una cosa molto molto interessante, cioè abbiamo due veterinari che controllano tutta la filiera della pesca, del pesce, della lavorazione e tutto quanto, per cui è un qualcosa che per noi è prioritario a tutto, insomma. Beh, gli spazi in questo mestiere non bastano mai, perché il pesce va acquistato nei momenti che c'è. Allora, quando viene acquistato, evidentemente ci sono bisogno di spazi, di stoccaggio. Qui sto facendo questa nuova cella frigorifera con circa 1200 posti pallet, dove qui stoccheremo tutto il prodotto nelle stagionalità e nei periodi migliori del pescato. È una crescita che va anche all'estero, abbiamo aperto il primo negozio in Romania con un gruppo di
ragazzi professionisti imprenditori italiani. E qui abbiamo Giacomo, noto professionista avvocato di Porto Sant'Elpidio, nonché appassionato di food, e con lui abbiamo così provato questa nuova esperienza di aprire il primo negozio all'estero. Abbiamo aperto in Romania Oradea, abbiamo aperto i primi di giugno insieme a un altro imprenditore italiano, un amico, Matteo, e un ragazzo rumeno, imprenditore rumeno, Vlad. Ottimi risultati, il negozio va abbastanza bene, ci abbiamo tanto seguito, per cui siamo molto soddisfatti. Che dici, speranzosi, Giacomo? Siamo soddisfatti e speranzosi per il futuro, per poter aprire in seguito altre attività sempre in Romania e farci conoscere sempre di più con i nostri prodotti. Grazie. Bene, in bocca al lupo, Giacomo. Crepi. Andiamo avanti. Mentre il cielo mi sembra dire buonasera alla vecchia luna che è sul Mediterraneo bar. Ogni giorno ci incontriamo camminando dove il parco è la montagna scherma. A questo giorno nel mio momento sospirando in quell'angolo più bello. Dentro va bene, dentro va bene, dentro va bene.